Ciao a tutti ragazzi, io sono Doc Kane e benvenuti in questa nuova serie chiamata Le News della Clinica. Ho deciso di aprire questa rubrica a causa di una notizia divulgata poche ore fa da Microsoft sul mondo online. Ovvero, tenetevi forte, la piattaforma di Mixer chiude i suoi battenti dopo l'apertura nel 2016. Ebbene sì, fin dagli esordi questa piattaforma ha dovuto subire la competizione con le big del settore, quali Twitch ovviamente, che ne detiene il monopolio, e Facebook Gaming. Proprio per questo la società, dopo alti e bassi, ha deciso di effettuare una fusione con la divisione di Facebook Gaming, probabilmente per tentare di sopravvivere ai competitors che offrono molto di più rispetto a lei. Ad esempio vediamo Twitch, che con i suoi drop, le varie promozioni e ovviamente il fatto di essere proprietà di Amazon, offre ai clienti molte possibilità staccate dal solo mondo dello streaming, e Facebook Gaming invece che si va a integrare alla piattaforma di social, permettendo ai propri streamer di trovare sulla stessa piattaforma il mezzo per pubblicizzarsi. Se ricordate bene, solo un anno fa la piattaforma Mixer ha provato una presa di posizione, acquistando due tra i nomi più grossi dello streaming appartenenti proprio alla piattaforma Twitch, ovvero Ninja e Shroud, offrendogli un ingaggio da milioni di dollari. Questo movimento ha permesso di creare per il mondo dello streaming una sorta di cancellazione del monopolio, andando oltretutto ad offrire agli streamer stessi una possibilità diversa di guadagno, in quanto prima guadagnavano tramite partnership e visualizzazioni, oltre che gli ad di Twitch. In questo caso per la prima volta troviamo degli streamer pagati a contratto fisso, cosa che non era mai successa in precedenza nel mondo dello streaming online. Purtroppo la mossa del colosso americano non ha portato i benefici sperati, in quanto l'affluenza sul sito non è aumentata granché e gli stessi grossi big che hanno portato dalla loro parte hanno visto calare le loro visualizzazioni notevolmente rispetto ai tempi passati su Twitch. Molte persone si aspettavano questo risultato e purtroppo l'annuncio effettuato da Microsoft non ha fatto che confermare questi rumors. Mixer diventerà Facebook's Mixer Gaming. A questo punto Shroud, Ninja più tutti gli altri streamer partner di Mixer, quindi sotto contratto e non, sono liberi di spostarsi sulla piattaforma che preferiscono. Starà a loro quindi decidere se rimanere su Facebook o spostarsi da qualche altra parte, in quanto la stessa Facebook e lo stesso team di Zuckerberg hanno dichiarato che non offriranno più contratti da milioni di dollari agli streamer e non saranno disposti a trattare su questo. Quindi gli streamer stessi dovranno pensare a quale sarà il loro futuro e a dove gli converrà andare a streamare per portare avanti il loro business. La piattaforma inoltre qualche giorno fa è finita al centro di un grosso scandalo, in quanto un suo ex dipendente, Milan Kelly, ha affermato di essere stato oggetto di razzismo all'interno dell'azienda. Lo stesso Lee afferma di essere l'unica persona afroamericana assunta all'interno del team di Mixer e che durante una delle conferenze fu preso da parte da uno dei suoi manager e gli fu dichiarato che venne assunto unicamente perché aveva un'intelligenza di strada. Pensò quindi di essere stato assunto non per le sue qualità e la sua professionalità, ma bensì unicamente per le sue origini, sentendosi così denigrato e sminuito. La goccia che fece traboccare il vaso e perdere la pazienza all'uomo e lasciare definitivamente Mixer e Microsoft fu un'affermazione lanciata da uno dei suoi superiori durante una riunione interna al gruppo. Lo stesso racconta così l'esperienza. Eravamo in un meeting interno e si stava discutendo di progetti e cosa volevamo fare dell'azienda. Scrive lì. Il mio manager decise allora di usare un'analogia e questa analogia fu: io sono tra l'incudine e il martello. Quello che intendo è che tutti i partner sono miei schiavi e posseggo i loro contenuti. Controllo il loro successo sulla piattaforma. Per me, io sono il loro padrone. Io posseggo i partners. Immediatamente l'uomo, dopo aver subito in passato tutte queste affermazioni razziste a causa delle sue origini, ha deciso di lasciare la stanza e definitivamente l'azienda. A seguito di questi avvenimenti, lui stesso ha pubblicato un post sul tuo Twitter in cui definiva questa disastrosa situazione presso Mixer come The Black Experience. Non è mancata la pronta risposta di Mixer, che ha cercato con delle flebili scuse un po' accampate di sistemare la situazione creata dal proprio manager. Ma oramai il dado era tratto e molti degli streamer che lavoravano sulla piattaforma hanno deciso di interrompere a tempo indeterminato lo streaming sulla stessa in quanto contrariati per le affermazioni del manager. Ma la cosa più importante, ragazzi, è: voi cosa ne pensate? Dove andranno a finire i big, tra cui Shroud, Ninja, King Gotalion, che avevano firmato appunto questi contratti multimilionari? E soprattutto, continueranno a rimanere su Facebook? Io penso di no, però mi fa molto piacere se mi lasciate un vostro parere nei commenti
in modo da discutere assieme di questo enorme cambiamento nel mondo del gaming. Bene, non mi resta che salutarvi, mandarvi un abbraccio, ricordarvi di idratarvi perché fa caldo, di non abbuffarvi come cinghiali perché a breve c'è la prova costume, e invitarvi al prossimo appuntamento delle news della clinica. A tutti un saluto e una buona continuazione. Alla prossima!